Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata. Io ieri non ho giocato a Monopoly dopo il video, quindi in pratica è rimasto tutto invariato. E quindi il drop è rimasto 44.000 e non l'ho recuperato. Diciamo che ho avuto altro da fare, mi sono impegnato in altre cose e quindi non ho avuto il tempo di farmare, diciamo la verità. E quindi sarà ovviamente in calo drop la puntata, sperando magari che facciamo una giocata fatta bene e mettiamo altri punticini da parte anche per recuperare i dadi, magari con la slot quando ne abbiamo tanti. Allora, andiamo direttamente a vedere la lista, la vedete già qui a fianco, già caricata. La cosa interessante è che c'è in questa nuova lista, se non ho capito male, la nuova pedina nello stage 31, ok? 3500 punti richiesti per avere la pedina nuova del cappellino più 300 dadi, se la prendete in velocità. È l'evento con appunto le stazioni, quindi è comodo giocarlo anche a 1x50 di media e poi alzare il tiro in maniera da avere più possibilità con i tiri sulle stazioni. Non ho iniziato neanche il torneo, quindi ho sia torneo che evento insieme, che la giochiamo oggi e vediamo che succede. Secondo me andrà a droppare, però va bene così. Non si può sempre vincere, insomma, se no sarebbe troppo facile. Allora, intanto non so se sentite la bellissima musichetta di Halloween di Monopoly Go, che è quasi bellissima in confronto. Ecco la nuova pedina. Festa ammaliante. Ok. Allora abbiamo il torneo, che è un torneo normale, non mi sembra che abbia bonus. Andiamo a vedere se non lagga il gioco, va bene. Intruio da strega, finisce tra 9 ore, quindi è un torneo totalmente normale. Ok? Vediamo un po'. Allora direi di cominciare con molta tranquillità. Oggi ce la giochiamo bene, invece di fare full 50 andiamo a fare i nostri giretti fatti bene. Allora, ovviamente da qua la stazione non la prendiamo perché l'evento richiede stazione, quindi andiamo a contare in maniera concreta. 3, 6, 7, 8, se può fa. Vai. Un bel 50, no, facciamo qui per 100 perché siamo pazzi. Vediamo un po' se l'abbiamo beccato. Imprevisti, vai, che cuore. Cominciamo bene? Cominciamo bien? Cominciamo benissimo. Mamma mia, che cuore, cominciamo alla grande. Ok. Vediamo un po', tre anelli. E te pare che mi dava la grazia? Ti pare che mi dava la grazia? Ma quando mai? Va bene. Però su 700 punti subito su festa ammaliante a prima botta, raga. Mamma mia, che grandezza. Ogni tanto un po' di cuore pure a Mordughino ci vuole. Su. Un po' di soddisfazione personale, che con 100 dadi ne prendi 90. Dove sta la soddisfazione? A parte quello. Però abbiamo preso diversi bonus. Il più 15 affitto lì. Carte varie, doppioncini. Comunque ho visto che mi avete regalato altre carte, vi ringrazio, gentilissimi. Come sempre siete i meglio. 600 subito nel torneo, che non sicuramente ci sarà gente a 10 miliardi. Anche se non c'è il bonus per 1000 a quest'ora, quindi potremmo essere andati anche di lusso. Comunque abbiamo... No! Che cosa è successo? Hanno rimesso il più 5 minuti. No, no, sto rosicando, raga. Sto rosicando male, no, dobbiamo tirare i per 200. Porca zozza. E niente, allora manco sto torneo è nostro, vabbè. Allora, mettiamoci in posizione corretta, allora. Vediamo un po' se siamo fortunati. Mica tanto, quello è un 6. Quello è un 6, a me il 6 non mi piace, non mi esce mai, raga. Eppure sta nelle probabilità alte, non mi esce mai il 6. Va bene, facciamo 7, 8, 9, siamo sicuri. Ok. Spostiamoci. Quindi questo non lo dobbiamo contare. Sto facendo un po' delle casette che ho raccumulato, raccimolato l'altra volta. Comunque di nuovo 6, scomodo a bestia oggi. Posizione buona, una posizione almeno una buona, perché tanto mo mi superano tutti nel torneo, nel tempo che aspetto. Potrei pure azzardare un per millone, però il per millone è rischio, raga. Il per millone è troppo rischio. Allora 4 e da là non prenderei niente. Dovrei rischiarmi sto per millone. Ho capito, ma tutte ste case mi stanno a far perdere un tempo infinito. Mannaggia, gira la ruota. Mi sono creato io poi, e quello è il problema. Mi li sono creati io. Che dovevamo fa? Niente, non ci potevamo fare niente perché siamo scemi. Ok, vai, vai avanti.
Mordochino, prendi posizionamento. Dai, c'hai solo 3 minuti. Cazzarola. Pure brutto il posizionamento, mi sta a capitare. Già so 3 volte e mi capita il posizionamento. Brutto, no, la stazione. Vabbè, era una distruzione, quindi la togliamo, la togliamo. Dai, 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 dai. Una distruzione a caso, su Crystal Ruby. Va bene. Dai, corri, 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 corri. Che ce la fa? Mannaggia, non me l'aspettavo che rimettevano sto benedetto 5 minuti, però è cattiveria totale. Posso dirlo che è cattiveria totale? Anche perché il problema è che è solo su stazione, quindi per capitarmi un 1000 su stazione mi ci vuole un miracolo e mezzo. E non riesco a mettermi in posizione almeno per tirare un millone. Dai, altro giro alla ruota, ma com'è? L'ho messo io sti cosi. Quello che mi fa odiare. Che mi raccontate, raga, per stare a preparare per le feste di Halloween? Per i festeggiamonti, per essere già vestiti da qualcosa di strano. Io tiro un per millone, raga. Addio. Addio a 1000 dadi. E ti pareva, lo sapevo che era addio a 1000 dadi. Addio ad altri 1000 dadi. No! Niente. Qua sto facendo il droppino, raga. No, sta posizione è bruttissima. Dai però, ma posso avere sta sfortuna? Quando serve sono sfortunato, possibile? Allora, andiamoci a mettere in posizione buona. Che diamine, era posizione buona. Però distruzione, va bene. C'ho ancora un minutino. Devo fare un per mille fatto bene, raga. Uno. Cazzarola. Lo so, sto sprecando un sacco di dati, lo so, raga. Mi odiate per questo, mi odiate. Però siete pure contenti perché perdo dati, dite la verità. Allora, provo, me la rischio. Altro per mille da qua. Addio, dadi. Armor, ok, niente addio dadi però. Tristezza ugualmente. Vai, altro rischio. Dai che ce la possiamo fare, passa sulla stazione, ti prego. No, dai, sulle tasse no però. Altro tiro a per mille e poi niente. Dai però, non può essere ragazzi, ho lisciato tutto. Non ci credo. Manca un minuto, ne voglio dire un altro, però significa drop dati incredibile. Però volevo fare almeno la pedina stupenda. La volevo. Vediamo un po' se riesco a posizionarmi. No, niente, prigione, porca zozza. Magari era doppio 6, doppio 3, potevano essere 3000 dati. Quanto sei pirla, Mordug. Allora, posizioniamoci, ti prego, posizionati bene. Ci rischio, ci rischio, ci rischio. Vedo che ci stanno un sacco di armor. Ti prego, passa dove devi passare. 4 e 4. Sì! Sì, una cavolo di stazione e distruzione. Porca zozze, mo. Aspettate, aspettate. Controllo un attimo una cosa. Ok, so a chi attaccare. Non so se ce l'ho di amici, spero di sì. Vediamo un po' se aveva ragione il nostro amico Marred. Vediamo un po'. Lina, Lina. Lina, vediamo un po'. Mi aveva detto di attaccare Lina. Che non era con le difese up. Oh mio Dio, Lina, com'è devastata. Attacchiamo Lina. Yeah, grazie Marred. Ringraziate Marred di questo attacco da 4000 punti, vero? 5000 su Festa Ammaliante. Vediamo un po' se recuperiamo qualche dado, ma non ci penso proprio. Assolutamente. Oh, però aspetta, però aspetta. Non riusciamo a ritornare a 44000, però un po' di dadi li riprendiamo. Questa botta, vai. Ah, lì ci stavano 1300, 1450 ne abbiamo ripreso. Diversi M e diverse bustine. E il bello è che c'è pure il torneo. Dai che ritorniamo a 44000, dai. Dai che la giocata in perdita è ritornata a paro. La città eterna, carta dorata che mi mancava. Bam, Romolo e Remo, vai. Il rischio ha ripagato oggi forse, qualcosina. Qualcosina, non è che i dadi sono scesi, però la giocata c'è stata. Olè. Il per millone. Il per millone rischioso. Ecco i 4000 sul torneo che ci portano terzi per il momento. Quindi vuol dire che gli altri hanno usato lo stesso il per 1000, ma gli è andata molto meglio di me. Ok, vediamo un po'. 43 billion, altri 1000 dadi. Gli M sono importantissimi, mo che c'è l'evento. Quindi anche se sono droppato di qualche dado, ovviamente la situazione non è andata male perché ho preso diversi M per ritirare. Lì ci stanno i premi. Quindi mi farò diversi tiri off perché tanto quelli sono lunghi da fare, raga. Finisce mai, finisce mai. Ok, proseguiamo. Ora ritorniamo a fare la giocata normale. E lì abbiamo dei dadi da riportarci a casa, 1300. Che non mi sembra molto facile riportare a casa. E la facciamo con la giocata bella mentale e
calcolata. Ok, 3, 6, 7, 8. Vai, ci piace. Proviamo. Vediamo un po' se riusciamo. Eh sì, 6 ho fatto. Ma che cos'è 6? Perché è un numero 6? Vabbè, a parte gli scherzi. Non mi capita mai il 6. Oh, invece adesso è capitato. Ovviamente, perché poteva non capitare. Comunque la musichetta mi piace un fottios. Ok, altro gira la ruota per noi. Abbiamo 1,6 miliardi che ce li sbattiamo i denti. Come al solito vi ricordo che per salire a me di classifica ci vuole un quintale di tempo. Allora, per uno da questa position. Ok. Raccolta delle zucche. 3, 6, 7, 8 di nuovo. Potrebbe essere funzionante. 4, 5, 6, mannaggia alla miseria. Io prendo i posizionamenti e le cose non vanno. E poi vanno quando non devono andare, tipo adesso. Ok, una distruzione, fortunatamente non una rapina. Ok, ricordiamoci Lina. Ciao Lina. Lina l'amica vicina. E comunque avete visto, c'era l'attacco di Marred sopra. Quindi deve essere o un altro di Marred o un amico che gioca poco. Ok, provo 1% da qua. Al massimo andiamo su imprevisti. Stazione! Vai, dacci la rapina. Mannaggia le distruzioni. Andiamo a trovare Lina, l'amica di Marred. Non l'attaccheremo sempre, ragazzi, perché se no gliela levamo a Marred. Che famo? Gliela levamo le cose buone a Marred? Non si fa. Ok. Invece gliela levamo. Vabbè, tanto non penso riuscirò sempre a fare tutti gli attacchi in tutta la puntata su di lei. 500 punti su Feste Ammaliante. Festa Ammaliante. Vediamo un po' il bonus qui che ci sta. Affitta cose. Allora, la bustina. Siamo quarti. 5.000 punti. Gli altri stanno a 8.000. Vabbè, dai, diciamo che so. Semi impegno recuperabile, però ci vuole il tempo, raga. Ah, oggi è uscito lo short per i giveaway di Brawl Stars. Quindi, se giocate a Brawl Stars, mi raccomando, andate a compilare il modulo per la nuova skin di Byron. Oh, questo è il periodo di Halloween, quindi assolutamente c'era bisogno di una skin interessante del Circus. Non so se avete visto le novità sull'aggiornamento. Io l'ho vista, ma non ho potuto farci video per ovvie motivazioni di tempistiche. Olè! Mamma mia! Mamma mia, avrò fatto pure un drop dadi, ma sti cavoli, stiamo a fa punteggi. Stiamo a fa punteggi. Ok, quella quella cappellino sarà nostro. Non oggi, magari domani, ma sarà nostro. Dai però, non è giusto. Volevo la grande rapina. Cioè, mi dai la grande rapina e mi fai fare la banconota. Ma che cattiveria è? Ok, là ci sono dei dadi che arrivano, eh. Là ci sono dei dadi che tornano da noi. Questa cosa è bella. Allora, tutti pazzi per l'affitto. 29 minuti di tutti pazzi per l'affitto, che ce la sbattiamo i denti. Ok, vediamo un po' il prossimo regalino. Bustinina e M. Ovviamente, quando ci stanno gli M, difficilmente ci sono tanti dadi nei tornei. Quindi sembra che andiamo in drop di più. Però poi dopo li recuperiamo dall'M. Ok. Allora, tanto manca ancora un giorno e 9, quindi c'ho ancora il tempo per giocarli. Poi casomai vi faccio vedere i risultati. Da qui, un bel perauno. Un bel perauno. Ok, 6 e 6, non ci andiamo a finire manco se lo desideriamo. Un percientos da qui, potrebbe essere buono. No, assolutamente è andato su imprevisti, però no. È andato su tutti i pazzi per l'affitto. 3, 6, 7, posizionamento buono perché abbiamo anche due armor. Quindi rischiamo la porca miseria, però posso fare 5 e 6. Ma che è sta cattiveria del gioco? Veramente, a volte si impegna, eh. Ecco, tipo adesso, sei rimpegnato. Olè, vediamo un po'. Altra giocata, 6-1-7. Dai, di 1, regà, di 1. Ma io non ci... 5-5, non andiamo su tasse. Ovviamente, altro 5-5, no. Posizionamento sbagliato, anche se mi avete detto spesso, Mordu, che provalo il 5. Ma tanto a me non capita mai. Sarà per sfortuna mia, ma non capita mai. Sono riuscito a fare 2. Ok, ho fatto 5 adesso, porca zozza. Oh, più cerco di dirvelo, no, più succedono le cose. Ma lo fa apposta questo gioco. Ellas, tu hai detto non ti attacchiamo mai. Guarda, adesso ti attacchiamo. No, non ti attacchiamo. Mi dispiace, Ellas, non mi va di attaccarti. Adesso abbiamo beccato Lina oggi. Però succederà anche l'attacco verso Ellas. Perché Ellas mi ha detto, ma non mi attacchi mai a me. Succederà. Vedrai che te piglio di nascosto, quando meno te ne accorgi. Arriva, bam. Fatti scherzi, eh. Sempre per giocare e scherzare, ragazzi. Quante feste vi hanno dato per Halloween? Pure la bustina, ovviamente.
Quanti geni mi hanno dato? Oh, altra carta che mi mancava dorata. Sto a trovare le dorate, regà. Il dorato. Ma che sta succede? Siamo ritornati a 42.009. Vabbè, oggi nella sfortuna siamo fortunati? Cioè, veramente? A chi dobbiamo pregare oggi? Altra bustina buona? Ok, doppioni da abbandonare la nave, niente di exceptional. Top, 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 top. 4, 5, 6, niente Prison. Posizione veramente brutta da questo punto della stations. Va bene. Spostamento molto repentino in avanti. Armor, qui puoi... Allora, qua è buono perché c'è stazione imprevisto. Però di solito io sono sfortunato e guardate caso passerò precisamente all'affitto centrale. Quanto ci credete? Stazione! Ma che è oggi? Intanto devastiamo la povera Lina. E ringraziamo Marred per averci informato di Lina. Anche se io in realtà effettivamente sono pure un pirla, perché ho fatto l'account quello per le live, che l'ho usato una volta sola, e potrei anche attaccare a quello. Semplicemente, che penso che sia la logica di Marred. Ok. Quindi povero Marred, adesso devi ricostruire tutto per colpa mia. Olè. Bustinina con due stelline. No, 10 minuti di per 1000. No, ma tu sei pazzo. Hanno rimesso pure 10 minuti di per 1000. Oh, carta dorata. Ma che sta succedendo? Tre carte dorate. Ho finito tre collezioni oggi. No, è pazzia, regà. Sta succedendo qualcosa di impossibile. Il problema è che mo me devo posizionare bene. Scusatemi, ma mi devo posizionare bene per tirare un altro millone. Io lo vorrei rischiare un altro millone. 3, 4, 5, 6 e 7. E ci abbiamo in mezzo un imprevisto e un armor. Me la rischio. No, dove vai? Porca zozza. Altro, me la rischio. Ok, 3000 punti su festa ammaliante. Ci accontentiamo. Pedina? No, sta là la pedina. È lì la pedina, regà. È lì la pedina. È lì la pedina, porca zozza. È lì la pedina. Però tutti sti dati che sto a perdere si sentono, eh. Sto ritornando a 40.000 dopo aver fatto tanta fatica per arrivare a 50.000. Però è una giocata epica quella di oggi. E comunque punti ne stiamo a fare. Yen ne abbiamo accumulati. Mettete che ritorniamo sui 45.000 soltanto con le monetine. Ok. Allora, da lì tanto sopra alla prigione non ci vado mai. Ok. E che mo il problema è che sono 10 minuti oppure tanti per 1000. Allora, no, 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 cavolo, non l'avevo vista la posizione buona, cazzarola. L'avevo vista la posizione buona, son pirla. No, diamine. Guarda, era pure mega, porca zozza, erano 16.000 punti. Elenio, Elenio, porca miseria, Morduk, che te devo dire, sei in pirla. Mannaggia, era fatta, regà, era fatta. La mia paura nel tirare i dadi è qualcosa di incredibile. 3 4, niente. Devo trovare una posizione entro i 7 minuti. E me la devo rischiare a palla. È imprevista a ferrare la grana, ma manco se me paghi. Lo dico. Ok. Banconotes. Banconotes. Mo diventano 10 miliardi di banconote e non le pio più. No, le ho prese tutte. Vabbè, era abbastanza semplice questo affare alla grana. Posso dirlo? Posso dirlo. Allora, c'è una rapina come coso giornaliero da dover fare. Vediamo un po' se passiamo su station. Sì! Vai, una bella distruzione su Lina. Dici una bella distruzione su Lina. 4.000 punti. Peccato per i 16.000 di prima, però. Cazzarola. Che odio. Quanto odio. Tanto odio. Lina. Dov'è Lina? Lina. Mi fa trovare Lina. Che è successo? Ok. A posto. Non mi faceva mettere il nome di Lina. Probabilmente la sto attaccando talmente tanto. Ok. Vediamo un po'. Marred, te tolgo. Sbam. Ciao. Ti saluto, Marred. Ringraziamo tanto Marred per la mano che ci dà sempre. Grande Marred. Vai, quei punticini su festa ammaliante. Olè. Sbam. Sbam. Oh, 2000 dadi là ci stanno. Ecco la pedina. Ecco gli afferra la grana. Ecco una bustina. 450 dadi dei 1000 utilizzati. Però ricordate che abbiamo pure i premi del torneo. Quindi potremmo prendere anche i premi del torneo. Nuova pedina. Cappellino. Ale. Bustinina, ci piace. Vediamo un po'.
Torneo, 4000 punti, terzi in classifica di nuovo. Perfetto, vai così. 45 billion, 670, quindi 1000 dadi che abbiamo tirati adesso non sono stati tirati, anzi abbiamo preso un 2000 sopra. Ok, niente male, però ugualmente stiamo in drop. Ecco la pedina nuova. E il prossimo regalo sono 100 M e gli altri stanno andando comunque alti, quindi stanno salendo grazie a questo permillone che adesso ho anch'io a disposizione. 4, 5, 6, 7, ovviamente non ci sarei passato su stazione, ma erano punti, ragazzi, erano punti quelli. Società con armor, 3, 4, posizione molto brutta, però potrebbe passare su... potrebbe passare su santa roba. Me la rischio! Pazzia! No, dai, regà! Ho lisciato tutto col permillone, no, che cattiveria. Vabbè. Allora, oggi giocata per mille... Diciamo in maniera molto educata come per mille. Nel senso che troviamo la posizione e poi tiriamo il nostro permillone. E dai però, diavolo. Posso lisciare tutti i permilloni? E oggi mi sto lasciando trascinare, è vero. Lo so, lo so. Però ci stanno pure i soldi, quindi potremmo anche riuscire a salire effettivamente di posizionamento. Anche se ci credo poco, mancano solo 5 minuti. Allora qua c'è poca roba, raga. Guarda, mo' ci passo sopra. No, ok. Avevo paura di passare sopra la posizione buona. No, niente. Non mi piace questa posizione. Abbiamo ancora 4 minuti. No, stazione 5, cazzarola. Dimmi che non era piena, ok. Lo so, sto sprecando un bel po' di dati, raga. Ma non ce ne frega niente. L'abbiamo accumulati per poterli giocare. Ci abbiamo la pedina, ci abbiamo il torneo fatto bene. Giochiamoli oggi, dai. E ci abbiamo pure i impeg da utilizzare dopo. Ok, posizione che non mi piace perché è un 6. Io, a me il 6 va di traverso. Questa potrebbe essere una buona posizione. Sempre perché ci sono diverse situazioni interessanti. Bisogna vedere se siamo fortunati. Te pare? Porca zozza. Vai, altro per millone. Niente. Che schifo, regà, che schifo. Guarda. Vabbè. Vabbè. Diciamo che gli crediamo. Ti crediamo. No, ti prego. Ti prego, non mi dire che era una rapina. Ok, no. Allora, sto sfruttando troppi dadi. Però la giocata pesante ogni tanto ci vuole. E a voi piace, quindi la facciamo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Ovviamente la devo sfruttare nel minor modo possibile. Ok, vediamo un po' se riesco alla giocata. Olè! Vai, rapina, porca. Poi dici che le madonne volano. Certo che volano. Quando serve non arriva mai la rapa. Ok, andiamo da Lina. Salutiamo Lina in arte Marred. No, sto scherzando. Potrebbe essere anche di qualcun altro che ha conoscenze e gli ha detto attacca qua. E lui mi ha detto attacca qua perché è così. Quindi attacchiamo Lina. Altri 4000 punti per noi. Molto rischio su quello che sto facendo, ragazzi. Mi tiene alto nel torneo. Mi fa fare un sacco di punti di festa ammaliante immediatamente. Però sto a usare veramente una quantità di dadi incommensurabile. 2000 dadi. Qualche dado l'abbiamo recuperato. Bustina un po' triste. E adesso punti del torneo. Quindi altri 4000 punti sul torneo. Per adesso sono primo. È un miracolo che non durerà. Ok. Vediamo un po'. Dollari 100M, 15 afferra la grana. Probabilmente con gli MPEG potrei ritornare a 40.000, 42.000, presumo. Ok, da stazione no. Abbiamo ancora 2 minuti e 20 comunque. 3. Allora, questa è una posizione molto buona. Me la voglio rischiare perché so pazzo. Ok. Niente, è andata totalmente nel vuoto. Me la rischio ancora perché so pazzo. Ok. Niente, però probabilità su 3.000 punti. Ok. Me la rischio ancora perché so pazzo. 5, 6, 7, nulla. Cosmico, però abbiamo 6 miliardi, quindi forse riesco a salire da tabellone dopo una vita che non ci salivo. Ok. Me la potrei provare con questa posizionamento? Dai, proviamo, so pazzo, lo so. Lo so, ragazzi. Voi volete bene pure per questo. Ok, altri 2000 punti. Quelle ne richiede 10.000 per arrivare a 3.800. Diciamo che posizionamento non mi piace, ma mi sa che andavo su stazione per un pelo. No, assolutamente. Ok, sto
Sto per fare, ripeto, ancora la giocata per 1000 se ci riesco, l'ultima. E vediamo un po' se andiamo su stazione o imprevisto, magari. Imprevisto, stazione! Sì! Si è lodato! Sì! 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 Vai! Vai, riprendiamo un po' di dati e facciamo la mega giocata del secolo oggi. E vai! Quanti so? Quanti so? Quanti ce ne dai? Vai! Ti piace? 7000! Wow! Ho ripreso tutti quei dati con una botta sola. No! Ci stanno i 20 minuti di per 1000. No! Basta! Io mi fermo, ve lo dico. Non può essere, no, no, no. Me li tengo e me li gioco bene. Anche meglio perché... Oh! Carta che mi mancava bollente? Altra collezione? No, ok. Altra carta che mi mancava, ventaglio vitale? Collezione? No, mannaggia. Oh, ha rifatto un bordello di carte. Ecco, 8000. Di nuovo primo, per miracolo lo stesso, ricevuta. Ultimo premio? No. Sì, ultimo premio, 1300. Siamo ritornati a 36.000. No, 38.000. 38.000 e ho 8 miliardi, raga. Io non so se riesco a salire con 8 miliardi di tabellone. Adesso me li giocherò tutti, perché non me li voglio far rubare, perché sicuro me li rubate. Io ve conosco, ve conosco. Ok? Quindi, no, no, me li gestisco. Ok? Allora, vediamo un po'. Costruiamo. Vai così. Speriamo che riesco a salire in un tabellone, raga, perché da un po' che non salgo. E vorrei salire non tanto per la cosa, ma per il punteggio, per la classifica, santa miseria. Non riesco più a recuperare i miei avversari. Mo hanno messo i minuti di per 1000 perché l'evento di oggi era stazione probabilmente. E quindi ci hanno voluto dare quel surplus di gioco, presumo. Però costano tanto, raga. Sto a finire i soldi. No, non ce la faccio. Per poco, penso che per poco non ce la faccio a salire. Beh... Eh sì. Porca zozza. Di uno, regà. No, devo giocarmela. No, devo giocarmela. Anche se a per cento devo giocarmela, regà. Mi dispiace. Sì, me la gioco a per... No, cazzarola. Ma se andiamo su quello mi dai per 20 minuti. Vabbè. Lasciamo perdere. Cercherò casomai off camera di continuare a costruire. Ah, la cassa community però. Cassa community. Per ora siamo primi. Con 1200 peg abbiamo la nuova. La nuova. Basta questo, la nuova. Ok, vediamo un po'. Bonus amico. Io i bonus amici li odio. Cioè, da una parte sono ottimi perché mi fanno DMP prima tutta la robina questa qui. Ma se mi va male, in pratica va a passare proprio nel vuoto che ho creato. Io in pratica non vincerò mai il per 50, perché qui ci sono delle chiavi da pazzi. Che poi le chiavi... Belle le chiavi. Oh, zitti. Per 10. Per 25. E va, fanbeccolo, dai, mi ci ha fatto crede. Mi ci ha fatto crede. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato alla cassa community con me oggi. Ok. Mannaggia di quanto? 830 e passa miliardi. Va. Ok, negozio. Ok, forse riesco a salire dopo. Gratuito, perché non l'ho preso prima. Siamo a 38.000, quindi il drop effettivo l'ho fatto alla grande. Però recupero con gli MPEG, tranquilli. Perché con 1200 in pratica faccio quasi tutti i dati che ci stanno nella fila. Perché, oh, scusatemi, 1270, ve li faccio vedere. Allora, sotto ci sono i primi premi della fila e poi ci sta la seconda fila che non si vede. Quindi sono 100 dadi, regalino, 5,50, 8,50 e poi si prosegue. Ok? Adesso non lo faccio perché siamo già a 30 minuti, lo farò off camera probabilmente. Poi vi faccio i risultati così almeno acceleriamo anche i giochi, perché se io aspetto, sapete, rischio di fare quello che ho fatto oggi. Stavo a 44.000 e sono andato a 38.000, che poi non è un drop enorme. 38, 39, 40 su 6.000 dadi. Che per me non sono tantissimi, visto che abbiamo recuperato gli MPEG, abbiamo le prime posizioni nel torneo, abbiamo già quasi completato Festa Ammaliante e c'è anche il per 20 minuti che posso gestirmi nella giornata di oggi con molta tranquillità, se ci riesco. Allora, vai, partiamo a regalare le carte di oggi, abbiamo già dato pure troppo. 177 su 198 regala la collezione. Spero di regalare qualcosa perché le carte ce l'ho ma non ho i doppioni e quello mi manca. Allora, come sempre, per avere le carte da me... link amicizia in descrizione, dovete essere miei amici, assolutamente dovete essere ovviamente amici in gioco, quindi mi dovrete dire il vostro nome,
La vostra immagine profilo dettagliata, una lista di carte che vi mancano che io potrei avere, perché non è detto che ce l'ho, perché come vedete le sto rifacendo adesso per il completamento. E poi vi ricordo sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è importante, perché dovete essere del canale, dovete essere dei nostri. Quindi invitate amici, più siamo meglio è, più i video diventano costanti ogni giorno e per lunga durata, per i 30 minuti che mi avete chiesto. E questa è la situazione della mia collezione, se volete qualche carta chiedetemela. E poi raccontatemi qualcosa di voi, perché a me piace leggervi. E la prima carta che diamo oggi è a Patrizia, quella senza immagine. Mi ha detto che è lei, è l'unica che ho, quindi ovviamente è lei. Gli serviva una carta per finire il set, che è questa che gli stiamo mandando. Vai, polvere del deserto. Anche ad Aiei e Brasorf andiamo a dare polvere del deserto. E quindi sono due che se ne vanno. Va bene così. A Susanna, che mi dice che sta per finire il set con questa carta, gli mando il cinghiale addormentato che tante agoniate. Quindi vai, Susanna, fanne buon uso, ti saluto. Ad Hellas va il mio fieno, una delle carte che mi ha richiesto. Vai, prenditelo e fanne buon uso anche tu. A Rosanna va una carta che mi ha chiesto e è l'ultima di oggi perché sono 5. Vai Rosanna, prenditi la carta che mi hai chiesto, una delle carte, eccoti qua. Allora, abbiamo fatto i regali di oggi, spero che il video vi sia piaciuto. Un video esoso a palla. Probabilmente non riuscirò a finire il tabellone perché qualcuno mi eliminerà prima che riesca a sfruttare quel bel per 20 minuti. E la cosa importante è che nella puntata di domani potrei avere ovviamente tanti dati, perché utilizzerò anche tutti gli M probabile. Comunque, ottima giocata, nuova pedina ottenuta immediatamente. Abbiamo fatto un ottimo gameplay, siamo saliti velocissimi su Festa Ammaliante. Abbiamo fatto le prime posizioni sul torneo, che però non riuscirò mai a mantenerle, quindi probabilmente arriverò quinto, quarto, sesto, dipende dagli altri quanto fuffano. E a noi l'abbiamo fatto in video, quindi non ci sono scusanti. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.